La CGIL dalla parte della donna? Sì, noi come CGIL insieme alla categoria dell'FLC stiamo facendo questi momenti nelle scuole per dire soprattutto che in un momento così particolare, un momento dove c'è necessità di porre l'attenzione su tutti i temi, compreso quello che comunque è un fenomeno che ci sta preoccupando, soprattutto per quanto riguarda quella valenza delle donne nel mondo, per quanto ci riguarda non solo nel mondo del lavoro, nella scuola, e soprattutto per affermare e porre quella che è l'attenzione su quelle disparità che purtroppo ancora oggi ci sono, a partire dalla disparità salariale, a partire dalla disparità delle professioni. Quindi sono tante situazioni che noi con questi momenti di confronto, proprio partendo dalle scuole, stiamo mettendo in atto. Lo faremo, lo continueremo a fare, portando quei temi a soprattutto parlare con i ragazzi, con i giovani, con chi domani poi rappresenterà l'istituzione, rappresenterà quel mondo di imprenditori, di lavoratori, e quindi partiamo da questo per tenere sempre alta quella che è l'attenzione su una questione che per noi è molto cara, quindi la questione delle donne non solo. Più passa il tempo più ci ritroviamo in questa forma di differenza negativa verso le donne. Infatti si sta procedendo ad alcune, chiamiamole riforme, che vanno non solo a peggiorare quella che è la condizione del lavoro in generale, ma soprattutto per quella che è la condizione delle donne, soprattutto alle nostre latitudini. Parliamo di autonomie differenziate con regolamenti che comunque porterà a disparità non solo delle donne, ma soprattutto ai territori, a quello che è un fenomeno che noi ci preoccupa tanto, ma soprattutto a quella disparità per quanto riguarda poi il salario, che nelle nostre latitudini è già di per sé messo a rischio, ma soprattutto poi per le donne andrà ancora di più a peggiorare questa situazione. Quindi su questi sono i temi che stiamo portando avanti e porteremo poi con le rivendicazioni e con le mobilitazioni che come CGIL stiamo mettendo in campo, proprio per affermare che comunque su questi temi bisogna avere la convinzione che bisogna intervenire e fare in modo che ci sia effettivamente una parità. Che cosa ci dice su questo convegno Donne e Generazioni a Confronto? Il tema è un tema molto molto delicato, molto particolare, è un tema importante che va affrontato, dove le generazioni vengono messe a confronto, quindi è il caso di ascoltare, è il caso di sentire le diverse esperienze come sta avvenendo e poi da questo anche trarre un po' quello che è il messaggio che oggi si vuole lanciare, e cioè una società che diventi sempre più inclusiva da tutti i punti di vista, ma che soprattutto renda consapevoli le nuove generazioni su come ci si è arrivati a oggi essere così determinati nel garantire alcuni principi fondamentali che devono essere soprattutto esercitati in paesi poi come il nostro, che sono paesi che si dichiarano assolutamente avanti, anni luce rispetto a quello che accade purtroppo in tantissime altre parti del mondo.